Prego Gianluca. Sì, no, volevo dire due cose. Appunto, i miei hanno un'attività commerciale, un ristorante, certamente per un mese non apriranno perché a pranzo non fanno nulla, perciò non apriranno per un mese. Continuo a dire che non stanno pagando da 8 mesi tasse, niente, contributi perché non possono pagare. Voglio vedere tra un po' di tempo quando i pensionati, gli statali, ministeriali non avranno più soldi, come faranno, perché adesso stanno bene, ma adesso tra un po' di mesi non avranno nemmeno loro i soldi. E tutto questo perché mio padre oggi mi ha fatto una domanda. Gianluca, scusa, andate a vedere i dati. Il Covid aggrava lo 0,01% della popolazione. Tutto questo però 0,01% di popolazione che si aggrava col Covid? Tutto questo è logico secondo voi? Ciao, grazie. Grazie. Grazie a te Gianluca. E non è semplice rispondere a questa domanda. Sì, sì. Io c'è un tema che vorrei dire a Gianluca, e questa è una cosa che sto verificando e non si deve verificare, perché la rottura del contratto sociale tra noi tutti è un errore. Non si deve creare uno iato tra coloro che hanno lo stipendio fisso, allora non hanno problemi, allora dicono chiudiamo tutto per il bene della salute, e chi invece fa l'imprenditore, il professionista, la partita IVA e se ne va in giro con la valigetta sui marciapiedi a portare a casa il pane. Questo non deve avvenire. Il tema è comune per tutti, e a mio avviso è comune per tutti, e la soluzione è comune per tutti, perché Gianluca dice una cosa giusta: nel momento in cui la partita IVA, l'imprenditore, il professionista non pagano le tasse, è evidente che anche chi ha lo stipendio fisso dal comune, dal ministero, eccetera, si trova in una condizione di difficoltà. Quindi la barca è comune a tutti, è davvero comune a tutti. Io non so se è la cosa giusta per i numeri che esprimeva Gianluca. Io sono convinto che non saranno gli aiuti della prima fase a tenere in piedi questo paese in questo secondo aspetto, e su questo ci dovrà essere grande sensibilità di chi si sta per riunire in Consiglio dei Ministri. Allora, professore, ma egoismi, infatti in molti hanno notato che gli egoismi di categoria tra le regioni, tra le parti della società, sono infatti il problema che non ci permette di trovare una soluzione condivisa. Guarda, Gelco, l'egoismo nasce dalla paura, ma diceva bene Luigi, qui si doveva potenziare la medicina di territorio, si dovevano potenziare le strutture ospedaliere con nuovi posti letto, si doveva potenziare la terapia intensiva, si doveva rinvenire il personale idoneo, a cominciare dagli anestesisti o comunque dai rianimatori. Si dovevano fare tante cose, si sono spesi 125 miliardi, tanti scostamenti di bilancio sono stati approvati dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Quando con 5 miliardi si creavano 15.000 posti letto, di cui 5.000 in terapia intensiva. Per cui, ma di che cosa stiamo parlando? Qui si vogliono caricare alcune categorie, sacrificare alcune categorie sull'inefficienza, sulla scarsa programmazione, sulla totale incapacità, e diciamocelo chiaramente, di tirocinanti al governo. Ecco, perché le cose vanno dette pure con una certa chiarezza, perché altrimenti la gente non comprende, pensa che questi signori l'unico strumento che hanno in mano, l'unica leva che sanno azionare è chiudere, un atto di resa continua. Ma non è così che si governa, signori, ma scherziamo? Qui dobbiamo fare in modo che ci siano provvedimenti adeguati, che ci si sistemi per la cura. Abbiamo tutto il tempo per farlo, c'erano tutte le risorse, tutto è stato e non si è fatto, e adesso questa inefficienza, questa imperizia, questa ingratitudine deve gravare su alcune categorie. Sacrifichiamo queste categorie per continuare a far sopravvivere dei tirocinanti al governo, questo è, ma non è soltanto questo governo, sono anni che è così, purtroppo. E poi dobbiamo prendere i soldi del MES, ossia quei soldi che provengono da quell'autorità che ci aveva chiesto di fare i tagli dei posti ospedalieri. Cioè, ma vi rendete conto che sta andando tutto a ramengo perché non c'è più la ragione al centro del processo decisionale dell'uomo?